Ben ritrovati amici di MacTrader, oggi facciamo il punto della situazione. Sono stati 2 giorni particolarmente importanti, ieri sera Federal Reserve, oggi pomeriggio BCE, e il mercato a quanto pare crede alle parole di Jerome Powell e non a quelle di Christine Lagarde. Perché dico questo? Perché ieri sera la Federal Reserve non ha aumentato i tassi, li ha lasciati inalterati e questo era scontato. Ma Jerome Powell per la prima volta dice in buona sostanza che la politica delle restrizioni e quindi dell'aumento dei tassi è praticamente giunta agli sgoccioli. Leggisi, arriveranno i tagli dei tassi, tanto su cui il mercato tanto ha scommesso. L'inflazione, le stime dell'inflazione sono state riviste al ribasso e quelle dell'economia al rialzo. Parole al miele che hanno dato manforte ai mercati che avevano scommesso tanto appunto sulla fine dell'austerity, sulla fine della lotta all'inflazione, ormai giunta praticamente al termine e quindi non si sono fatti, diciamo, sfuggire l'occasione per apprezzarsi ulteriormente. Fin qui diciamo tutto per noi scontato, tant'è vero che l'S&P 500 va a quota 4.700, era il quarto target MacTrader, e il Nasdaq 100 supera anche i 16.400, che era il quinto target MacTrader, per cui per noi abbastanza bene, anzi direi benissimo perché centriamo tutti i 5 target, ma non è il video di oggi non è il venire qui e dire siamo stati più bravi di tutti, ma è cercare di capire adesso cosa potrà succedere, perché oggi ha parlato Christine Lagarde, anche per quanto riguarda la BCE, nessuna novità, perché era scontato che mantenessero i tassi allo stesso livello, però è mancata e oggi peggio delle altre volte, secondo me, la dialettica. Questa donna ha veramente una caratteristica che è quella di saper innervosire i mercati. Poi andiamo anche a vedere sul grafico di 5 minuti cosa succede quando parla Christine Lagarde. Ma veniamo anche alle dichiarazioni perché sono interessanti e secondo me non prive di errori e anche errori madornali. Ecco le dichiarazioni di Christine Lagarde. Nessun dibattito sul taglio dei tassi. Ora c'è modo e modo di comunicare perché anche Jerome Powell ha detto che Jerome Powell non ha detto che andranno a tagliare i tassi, lo ha fatto capire, mentre Christine Lagarde ha scelto la via del dire non se ne parla nemmeno in questo momento. C'è un po' di differenza, dicono praticamente la stessa cosa, ma c'è modo e modo. Dopodiché c'è un grande, invece, secondo me, errore, perché Christine Lagarde afferma siamo dipendenti dai dati, non dalle tempistiche. Che cosa? Siete dipendenti dai dati e non dalle tempistiche? Non mi pare proprio, perché i dati, innanzitutto, che arrivano in mano alla BCE, così come tutte le banche centrali, sono dati che arrivano, che sono già in ritardo su quello che sta succedendo nel mondo e quindi a livello di inflazione. E le tempistiche contano e come se contano, perché non ci dobbiamo dimenticare che questi signori sono partiti in ritardo, marcio, in ritardissimo nella lotta all'inflazione. E proprio perché la tempistica è stata sbagliata fin dall'inizio, poi ci siamo trovati costretti a rincorrere l'inflazione. E se proprio devo dirla tutta, le tempistiche sono fondamentali perché noi adesso abbiamo sempre, diciamo, siamo tra l'incudine e il martello. Da una parte dobbiamo riportare l'inflazione al 2% e siamo tutti d'accordo, ma dall'altra parte dobbiamo anche vivere, c'è l'economia. Per cui l'equilibrio è sempre piuttosto precario. Non vorrei che senza tener conto delle tempistiche, qui si mandino tutti in recessione, perché la tempistica è piuttosto importante, no? Ormai siamo praticamente abbiamo raggiunto un livello tale che anche andare a fare l'ulteriore sforzo in più può costare caro. Per cui Christine Lagarde, come al solito, e mi fa innervosire, ma così proprio è una cosa, sarà una cosa mia, ma se andiamo anche a vedere i grafici di quando parla Christine Lagarde, è uno scempio. Questo è il 5 minuti di Milano,
Eccolo qua, incomincia a parlare e il mercato scende. La stessa cosa succede anche sul DAX. Incomincia a parlare lei e il mercato scende. E non appena finisce di parlare, il mercato riprende quota. Per cui è proprio così, una cosa che probabilmente è una mancanza anche di comunicazione grave a questi livelli, secondo me. Vediamo un po' come l'hanno presa però i mercati, perché Piazza Affari chiude a 30.359 punti, siamo positivi perché purché sia la candela rossa, perché anche rispetto alla chiusura di ieri siamo leggermente positivi di 1,021%. Il DAX ha fatto poco più che la parità, ma poteva starci questo discorso. Faccio notare quello che avevo detto nell'ultimo video, così manteniamo sempre quel filo conduttore che c'è in tutti i miei video, cioè vi dico sempre quello che penso e poi, visto che i video sono a testimonianza, ecco cosa avevo detto esattamente nell'ultimo video dell'altro giorno. Punti e il massimo, cioè l'area di resistenza per oggi, un 30.640. Ci siamo fermati a 30.570, per cui tenete a mente anche questo 30.640, perché non è detto, io penso, che magari anche con qualche seduto un po' volatile quel livello si possa toccare. Comunque, quindi questo livello dei 30.640, come al solito, non era stato un livello così dato a caso. Ci siamo praticamente arrivati, anzi l'abbiamo leggermente superato. Questa è la seduta di Piazza Affari che non ha seguito subito sulla scia Wall Street con la chiusura di ieri, ma è stata più prudente. E poi, come abbiamo visto, quando incomincia a parlare Christine Lagarde, arrivano le vendite. La stessa scena l'abbiamo vista anche sul DAX oggi, che tra l'altro disegna una candela che non è nemmeno bella a voler dire tutta, è andata a toccare quota 17.000 punti, quindi si è spinto veramente oltre ogni aspettativa e chiude a 16.752 punti, meno 0,08%, mentre gli Stati Uniti al momento, da come si può vedere, non arretrano nel Dow Jones, si conferma sopra quota 37.000 punti, l'S&P 500 in questo momento è a 4.730, vediamo anche il grafico, avrebbe addirittura forse con le scadenze tecniche di domani le possibilità di andare a avvicinarsi molto ad area 4.800 punti, e il Nasdaq 100 allo stesso modo, domani scadenze tecniche, ha la possibilità di andare molto vicino quantomeno sui massimi 16.720, penso sia ancora fattibile per quanto riguarda il Nasdaq. Per cui attenzione qui sempre a chi vuole anticipare gli eventi con gli short. Per quanto riguarda poi Milano, andiamo a vedere anche che cosa è successo nel dettaglio. Vediamo un po' chi sono stati i migliori oggi a Piazza Affari. Al primo posto di Asorin, più 10% secco, 97,28 la chiusura, titolo segnalato in real time ai nostri abbonati, canale real time e ovviamente canale premium, quanto stava a 93,16, per cui ottima segnalazione. Ma a parte questo, quello che è importante secondo me notare è che nelle prime posizioni non c'è nemmeno un titolo bancario. Il primo bancario che troviamo è qua, è Fineco, ma poi per il resto li troviamo tutti sul fondo del listino e anche con cali piuttosto marcati, meno 6% MPS, ma poi c'è anche il meno 5,89 di Bipper, il 4,52 di Intesa e così via. E qui il primo spunto di riflessione che voglio condividere con voi è qualcosa non torna, perché allora se i tagli dei tassi per quanto riguarda l'area euro sono ancora distanti e si rimane con tassi alti e a lungo, i titoli bancari non dovrebbero soffrire così tanto, perché solo con tassi alti riusciranno chi più chi meno. Qui certo che ci sono differenze tra titolo e quindi società e società.
ma solo grazie ai tassi alti loro riusciranno a mantenere botta nonostante alla situazione problematica dei crediti deteriorati. Per cui non mi torna questo ribasso così consistente sui bancari, a meno che non abbia ragione esattamente Powell e il taglio di tassi anche per la BCE, anche se Christine Lagarde continua a fare la bambina e non vuole ammetterlo, sono dietro l'angolo. Per cui vendite sui bancari e dove si trasferiscono gli acquisti? Se si esce dai bancari, secondo me le utilities sono un settore da tenere monitorato perché le utilities sono quelle società che più soffrono i tassi alti, dovendo investire grandi patrimoni per le proprie attività e farlo a debito e con tassi alti è sicuramente un problema. Se i tagli verranno tagliati quanto prima, le utilities dovrebbero fare bene ed è per questo il motivo che proprio oggi siamo un po' andati a vedere un paio di titoli tra Enel, A2A e via dicendo. E ce li guardiamo anche adesso, diamo un'occhiata così magari trovate anche qualcosa di interessante. Prima di vederci i grafici delle singole utilities, do una buona notizia a tutti coloro che stanno pensando così di entrare a far parte del mio gruppo, ovviamente del gruppo MacTrader. Chi vuole provare i nostri canali in abbonamento sa che da oggi ci sono gli sconti, è attiva la promozione infatti fino al 7 di gennaio, sconticini per tutti. Vecchi abbonati, per tutti coloro che vogliono anche provare per la prima volta i nostri servizi. Per attivare la promozione basta mandare una mail qui all'indirizzo in sovraimpressione, vi mandiamo tutto e poi insomma decidete voi cosa volete fare. Quelli che vediamo adesso invece sono i grafici che potrebbero diventare molto molto interessanti. Sono grafici già settimanali, ovviamente la settimana è ancora da completare, ma bisogna un po' entrare nell'ottica di cominciare a capire cosa potrebbe andare bene nel 2024. Attenzione all'utilities perché se i bancari rifiatano per via del taglio dei tassi, questo è un settore che secondo me andrebbe monitorato. A2A c'ha lo scoglio qui di quota 2 euro, la cifra tonda che fa sempre, diciamo così, un po' paura, non so neanche bene per quale motivo, ma la cifra tonda è sempre così, un po' funge sempre un po' da resistenza, però sopra i 2 euro avrebbe begli spazi per ulteriori allunghi. Dopodiché vediamo il grafico di Enel, anche questo è settimanale, siamo a 6,72,2. Se si conferma sopra quota 6,66, 6,67 in settimana, lancia un ulteriore segnale di forza e potrebbe puntare ai 7 euro. Ad esempio, la stessa Snam arriva da una serie positiva, si è portata anche oltre la ribassista e le chiusure, diciamo, da adesso in poi potrebbero portare agli lunghi in area 480, questo di sicuro, poi bisognerà vedere se riuscirà anche a passare il primo colpo oppure no, però insomma è da valutare e poi c'era perché secondo me c'è nel mirino questo massimo a 307 e 6 ha chiuso a 303 oggi e se lascia alle spalle tutta questa fase che va praticamente dal giugno, sono 6 mesi che ci sta lavorando su questi livelli, poi potrebbe avere spazi di lunghi a 3,20, poi in area 3,40, insomma, vi dicendo, potrebbe essere un altro titolo, penso interessante, insomma. Direi che oggi, per oggi è tutto, ci fermiamo qua, grazie per l'attenzione, se vi è piaciuto il video e se pensate che questo canale sia interessante, sapete già che cosa fare. Ciao, alla prossima!